Siamo orgogliosi di presentare alla Galleria Corsini l'autoritratto Come San Paolo di Rembrandt, uno straordinario capolavoro tardo del pittore, firmato e datato 1661, che torna sostanzialmente a casa, nel senso che nel Settecento il quadro era esposto proprio nelle sale di Palazzo Corsini alla Lungara. Era stato scelto dal cardinale Neri Maria Corsini, che aveva acquistato il palazzo e lo aveva fatto diventare la sede della famiglia, proprio per essere esposto nella Galleria del Cardinale, la galleria dove in realtà il Cardinale voleva esporre i dipinti più importanti della collezione. E tra questi c'era anche Rembrandt. E oggi, dopo 200 anni circa, il quadro rientra nelle stanze di questo palazzo, insieme al ritratto del Cardinale che lo aveva comprato, del Cardinale Neri Maria, insieme a Papa Clemente XII Corsini, un ritratto a mosaico che esponiamo in mostra proprio di fronte al quadro. Può assegnare l'idea che il cardinale Neri Maria, che lo aveva comprato, rivede finalmente dopo 200 anni il quadro che aveva scelto per il suo palazzo. Il quadro lascia poi il palazzo nel 1799 e questa è una delle sezioni della mostra. L'idea di voler non solo mostrare uno straordinario quadro, ma anche cercare di raccontare una storia, in questo caso una storia particolare che coinvolge Roma, coinvolge il patrimonio artistico italiano e coinvolge la dispersione soprattutto di questo patrimonio artistico. È una storia che comincia con l'invasione francese dell'Italia e che a Roma nel 1799 si tramuta nella Repubblica Romana, istituita proprio dopo l'invasione della città da parte delle truppe francesi. È un momento importante politicamente, culturalmente, un esperimento in fondo di un governo senza papa per una città che era stata per secoli governata attraverso il pontefice, ma allo stesso tempo un momento che segna la dispersione di una grande fetta del patrimonio conservato a Roma. Perché tra le decisioni del nuovo governo francese, una delle prime è quella di abolire il fideicommisso. Il fideicommisso era un istituto giuridico che garantiva l'integrità delle collezioni, che quindi passavano integralmente da un erede all'altro e che non potevano essere disperse o divise. Questo manteneva il patrimonio integro. L'abolizione del fideicommisso fa sì che le collezioni possano essere vendute a pezzi o anche a singoli pezzi. Il secondo problema erano le tasse, perché il nuovo governo francese aveva bisogno di denaro e l'oggetto della richiesta di denaro diventano le famiglie nobili, cosa che era normale per l'idea di un governo che nasceva dalla Francia rivoluzionaria, che vedeva anche i nobili italiani come espressione di quell'ancien regime che avevano eliminato in Francia. E i Corsini, come tante altre famiglie nobili romane, sono costretti a pagare una grossa quantità di denaro che spesso non avevano e che dovevano acquisire in qualche maniera. E quindi la cosa più semplice era quella di vendere quadri, statue, pezzi della collezione, pezzi antichi e monetizzare. Il problema dei Corsini era che il principe Tommaso, che era allora il capofamiglia, il proprietario della collezione, non era in città, era in Sicilia. Quel momento, e quindi tutte le trattative con i francesi vengono gestite da Ludovico Radice, che era il maestro di casa dei Corsini, colui che in assenza del principe gestiva tutta la casa. E Ludovico Radice purtroppo viene più volte minacciato dai francesi, perché lui scrive al principe, e il principe gli risponde che di aspettare, che comunque le cose si risolveranno, però a Roma effettivamente c'era lui. In una delle lettere, la citiamo in uno degli apparati della mostra, lui scrive: se lei non interviene io non so come pagare la tassa. Per lui questa cosa della tassa per Radice era diventata il problema principale della sua esistenza, che addirittura è stato arrestato di notte, è stato minacciato, probabilmente anche malmenato dalle truppe francesi per avere questi soldi. E in una lettera si sfoga col principe: lei non sa qui che succede, chieda a tutti i suoi amici, qui è una situazione terribile, io non so come. Il principe comunque si rifiuta. A un certo punto, proprio Ludovico Radice, siamo nel gennaio del 1700, nel febbraio del 1799, scrive una lettera con un'idea. Ho visto che i Borghese vendono i quadri, Colonna vendono i quadri e ho pensato, conosco delle persone che commerciano i quadri, potrei anche io vendere dei quadri e pagare questa tassa. La risposta del principe è arrabbiatissima. Non si permetta, non si azzardi di far entrare in casa nessuno. Si permetta mai. Però qualcosa succede perché qualche mese dopo in casa ci entra un pittore
che fa una valutazione dei dipinti e ci entra con un mercante famoso a Roma, si chiamava Luigi Mirri, e valutano insieme 25 quadri della collezione. In pratica, cosa era successo? Che il maestro di casa, stretto ormai dalle morse delle truppe francesi, si accorda con questo mercante che, in cambio di un aiuto per dilazionare i pagamenti e per avere uno sconto, gli vende 25 dei quadri. In uno dei documenti che esponiamo, che vengono dall'archivio Corsini di Firenze, perché l'archivio Corsini è ancora un archivio di famiglia, e gentilmente hanno concesso il prestito dei documenti che raccontano questa storia che ho avuto la fortuna di recuperare e di raccontare, in uno dei documenti c'è la valutazione 6.000 scudi per tutti i dipinti scelti, e tra questi dipinti c'è ovviamente anche l'autoritratto di Rembrandt. Poi la storia fa sì che Luigi Mirri, il mercante, ai Corsini ne dia solo 3.500 di scudi, la metà, perché dice i tempi sono difficili, i soldi sono pochi, a voi servono i denari, io vi aiuto anche coi francesi, insomma si accordano quasi per metà prezzo. E lui li rivende subito dopo a un grande mercante inglese attivo a Roma che si chiama William Otley. Il dipinto di Rembrandt, insieme a altri grandi capolavori, lascia così le sale del palazzo. E solo pochi mesi dopo, nell'ottobre del 99, quando finisce la Repubblica Romana, il principe viene a sapere della cosa e si attiva subito, chiede agli spagnoli, che nel frattempo erano arrivati a Roma, di sequestrare i beni, di fermare le navi, di fare qualcosa per fare in modo che queste opere, di cui lui si sente defraudato, ritornino nella collezione, e scrive ritornino anche a disposizione del patrimonio della città di Roma, perché la collezione Corsini era comunque aperta al pubblico e c'è quindi questa nozione di patrimonio culturale più esteso, sono beni della famiglia ma sono messi a disposizione di tutti. E una parte dei quadri vengono sequestrati, c'è una causa legale di cui esponiamo la memoria difensiva del mercante, in cui ci racconta parte del retroscena di questa storia. In pratica molti di questi quadri sono stati venduti a questo Otley, li porta in Inghilterra e li vende da Christie's, e su quelli ormai c'era poco da fare. Su quelli rimasti a Roma invece il principe riesce a intervenire, e la causa, si accordano alla fine che il principe se li deve ricomprare, e quindi li riprende per più di 2.000 scudi. Sicuramente il mercante Mirri ci ha guadagnato in tutta questa storia, però noi anche, perché alcuni dei grandi capolavori che sono oggi in Galleria Corsini sono oggi esposti proprio perché il principe li ha recuperati, come la Madonna del Latte di Murillo, il ritratto di Giulio II, allora attribuito a Raffaello, oggi si pensa alla bottega di Raffaello, ma soprattutto la Salome con la testa del Battista di Guido Reni, che è stata nell'Ottocento il simbolo un po' della collezione Corsini, quindi grandissimi capolavori. L'autoritratto di Rembrandt invece, ai noi, era già partito, anche se su quello c'era un piccolo mistero che in questa mostra finalmente riusciamo a svelare, perché non è tra i quadri che vanno in Inghilterra con Otley, e non si sapeva che fine avesse fatto. Invece noi oggi sappiamo che evidentemente era molto ammirato dai mercanti inglesi, e abbiamo recuperato i documenti che pubblichiamo nel catalogo per cui se lo passano i quattro principali mercanti inglesi attivi a Roma in quegli anni, che sono Otley, Robert Fagan, James Irvine e poi William Buchanan, che infine lo porta in Inghilterra. In occasione delle vendite vengono fatte delle incisioni del quadro che esponiamo, che sono proprio il segno che il quadro è sul mercato, insomma vengono fatte per indicare il quadro adesso non ha più una proprietà, la sta cercando, esiste, e in entrambe c'è l'indicazione della provenienza Corsini e l'autoritratto di Rembrandt, insomma un po' di pedigree, vorremmo dire così. E sono due incisioni, le uniche due note, guarda caso, incisioni, e curiosamente si utilizzano le incisioni per diffondere la conoscenza che in vendita un quadro di Rembrandt, con Rembrandt che è stato forse uno dei più grandi incisori della storia. Fatto sta che anche queste le esponiamo insieme al ritratto del principe Tommaso, che tanto fece per recuperare i quadri senza riuscire purtroppo a riprendere l'autoritratto di Rembrandt, che invece siamo riusciti oggi noi a portare, se contemporaneamente, alla Corsini. Il quadro è un quadro straordinario, è un autoritratto tardo di Rembrandt, firmato e datato 1661. Rembrandt è uno dei pittori che ha realizzato più autoritratti nella storia dell'arte moderna, sono più di 80 incisi, dipinti o disegnati. Evidentemente la sua immagine rivestiva per lui qualcosa di importante,
insomma, noi oggi li consideriamo anche un po' un racconto della psicologia, della storia del personaggio. Abbiamo visto gli autoritratti da giovane, autoritratti travestiti, in cui lui si abbiglia con vesti orientali, con vesti elegantissime, oppure, come in questo caso, l'unico che conosciamo, in cui lui si traveste da figura biblica, in questo caso San Paolo. Lo riconosciamo perché ha il volume delle epistole e la spada, che sono i due attributi tipici di San Paolo. Un restauro degli anni 90 del Rijksmuseum di Amsterdam ha rivelato anche che sullo sfondo c'era una finestra con le sbarre, che era una delle immagini della prigionia di Paolo, quindi confermo ulteriormente questa attribuzione. Ovviamente il viso non è quello più consueto di Paolo, con la barba lunga nera, ma è il viso con il naso a patata, potremmo dire, di Rembrandt, ben riconoscibile. Ed è poi proprio il punto di massimo virtuosismo di questo quadro. Vi dicevo che è un quadro tardo, il Rembrandt tardo è un Rembrandt materico, di grande materia pittorica, con un colore estremamente ricco, che è utilizzato prevalentemente sul volto e sul turbante. Sono realizzati con lunghe pennellate cariche di colore. Mentre invece è molto più veloce e corsiva il racconto delle vesti e delle mani, proprio perché sono gli elementi su cui il pittore ha dato meno, insomma, ha voluto calcare di meno, in modo che il viso risaltasse di più. Ora, noi non conosciamo la storia iniziale di questo quadro, non sappiamo qual era la sua funzione e a chi fosse destinato, se era un ritratto che Rembrandt l'aveva fatto per sé, e quindi un'immagine, diciamo, impersonificare San Paolo per raccontare qualcosa di sé, oppure un ritratto su commissione, cioè una commissione di qualcuno che aveva chiesto un ritratto di San Paolo, che Rembrandt decide di declinare nella formula dell'autoritratto, quindi accontentare il committente, allo stesso tempo dargli un quadro di Rembrandt e dimostrargli che era di Rembrandt non solo attraverso la firma, ma anche attraverso il viso. Questo noi oggi, quindi, la certezza non la possiamo dire. Di certo però possiamo dire che per la spiritualità protestante, a cui erano vicini sia Rembrandt che il primo proprietario del quadro che conosciamo, che si chiamava Jabach, che viveva a Parigi, San Paolo è una figura chiave, perché sugli insegnamenti di Paolo si basa tutta la teologia protestante, e lo stesso Paolo era considerato un po' il modello apostolico per eccellenza dai protestanti. In una delle lettere ai Corinzi lui scrive: seguite il mio modello come io ho seguito quello di Cristo. E Rembrandt qui sembra voler fare fisicamente e visivamente proprio questo, mettersi nei panni di Paolo, quindi forse a raccontare anche un'esperienza e un vissuto di tipo personale. Siamo pochi anni dopo la bancarotta che aveva funestato la vita e la carriera di Rembrandt, che è del 56, quindi questo ritratto è del 61, quindi potrebbe anche esserci qualcosa di personale che oggi possiamo solo ipotizzare ma non raccontare come certezza. Di certo è che questo quadro, vi dicevo, va a Parigi, questo grande mercante Jabach, che aveva una delle collezioni più straordinarie di Parigi. La sua morte finisce nelle mani del re di Francia e costituisce la spina dorsale delle collezioni del Louvre, insomma parliamo di grandissimi capolavori. Poi arriva a Roma grazie a un pittore francese che si chiama Vleughel, che diventa direttore dell'Accademia di Francia, che era molto amico del cardinale Neri Maria, ed è lì che lo vede il cardinale, probabilmente se ne innamora, ci piace pensare che abbia apprezzato subito questo quadro, e alla morte di Vleughel lo acquista e lo espone nella Galleria del Cardinale, ma lo acquista probabilmente perché aveva una passione per Rembrandt documentata proprio dalla famiglia. I Corsini avevano una delle più grandi collezioni di stampe e disegni di Roma, e nella loro collezione di stampe c'erano oltre 200 stampe di Rembrandt. Evidentemente era un artista che incontrava il gusto, in qualche maniera, del cardinale. È vero, bisogna dire che in Italia Rembrandt era noto prevalentemente per le incisioni. Quadri come questo nella collezione Corsini ce n'erano davvero molto molto pochi. Quindi avere le stampe di Rembrandt era una cosa più consueta, e comunque l'avevano vari collezionisti. Il quadro invece era una rarità, e Neri Maria poteva fregiarsi di questa rarità, così come era raro averlo incontrato, Rembrandt. E la collezione Corsini e i Corsini potevano raccontare anche questo, perché il papà proprio del cardinale Neri Maria era stato in Olanda col Granduca di Toscana, e lì, racconta nel diario, avevano fatto visita a Rembrandt, pittore famoso. Una visita che probabilmente in famiglia si è raccontata per più tempo, e quando Neri Maria ha avuto l'occasione di avere per le mani un quadro di Rembrandt che a Roma non aveva nessuno,
non se l'è fatta scappare. Nella mostra quindi esponiamo il grande quadro di Rembrandt, la sua storia di come lascia questo palazzo e di come finisce in Inghilterra, e poi esponiamo un pezzo di questa passione per Rembrandt dei Corsini attraverso una selezione di alcune delle incisioni, vi dicevo sono più di 200 quelle che erano in collezione Corsini, una selezione che abbiamo fatto per mostrare quanto Rembrandt fosse non solo uno straordinario pittore, ma fosse un incisore con una capacità e una sapienza tecnica straordinaria. Rembrandt lavorava con le acqueforti. L'acqueforte è una tecnica incisoria che funziona attraverso la morsura della lastra con degli acidi. Dopodiché però Rembrandt interveniva sempre sulle lastre, con il bulino, con la punta secca, a dare degli effetti sempre diversi, sempre nuovi, capaci di raccontare sia storie religiose, sia vite vissute nei ritratti, sia addirittura simulare e evocare effetti atmosferici nelle incisioni di paesaggio. Abbiamo quindi voluto raccontare al pubblico un po' di queste caratteristiche attraverso queste stampe, a partire dal grande capolavoro dei Tre Alberi, un'incisione di paesaggio puro, con dei dettagli sullo sfondo minutissimi, si parla di un millimetro, che vanno visti da vicinissimo, e in un millimetro c'è magari un viandante, un gregge, piuttosto un mulino, e invece da vicino dei segni velocissimi a punta secca fatti dopo le morsure degli acidi per raccontare di come la pioggia sta cominciando a cadere su uno dei lati della campagna. Oppure grandi incisioni religiose, Lecce Homo per esempio, una delle più grandi di quelle che esponiamo, con una capacità tecnica velocissima della resa dei particolari attraverso i tagli fittissimi, ma anche, quasi completamente diversa, la morte della Vergine, fatta invece con pochi segni che lasciano evocare più che vedere quello che sta succedendo. Oppure la serie degli autoritratti, 5 autoritratti più piccoli che completano un po' l'idea della mania per gli autoritratti che Rembrandt aveva del dipinto e che lo vedono giovane, con la moglie, travestito con la sciabola e così via. Quindi un'idea di come questi autoritratti nel corso della carriera caratterizzano sempre l'opera di Rembrandt. E poi alcuni ritratti dei borghesi di Amsterdam con cui lui era più in contatto, quindi dal orefice Jan Luthma, con un'incisione molto bella in cui c'è questo orefice anziano appoggiato alla poltrona, a Clement de Jong, fino al cosiddetto pesatore d'oro, un'incisione straordinaria, tecnicamente eccezionale, che dietro ha addirittura un dipinto sullo sfondo appeso alla parete, che dimostrano quanto Rembrandt fosse in grado di variare la tecnica in base all'effetto di cui aveva bisogno. Per chiudere con la famosa stampa dei 100 fiorini, che è sostanzialmente un po' l'emblema dell'incisione di Rembrandt. Il nome è un nome convenzionale, in realtà raffigura Cristo che cura gli ammalati. È chiamata la stampa dei 100 fiorini perché la leggenda della biografia rembrandtiana vuole che Rembrandt avesse attribuito a questa stampa questo valore che era esorbitante per una stampa, 100 fiorini, e addirittura si racconta che in occasione di una vendita di uno stock di incisioni di Marcantonio Raimondi da Raffaello, quindi incisioni cinquecentesche importanti, valutate appunto dal mercante 100 fiorini, Rembrandt rispondesse dicendo le compro tutte con questa e dando la sua stampa. La leggenda vuole che la richiesta di Rembrandt fosse accettata e appunto da quel momento la stampa è nota come la stampa dei 100 fiorini, con questo straordinario, strepitoso valore. Addirittura ci sono altre incisioni o dipinti in cui c'è il collezionista di stampe che ha in mano la stampa dei 100 fiorini di Rembrandt, a indicare che era diventato un po' una obbligatorietà da avere nella collezione, e guarda caso i Corsini avevano anche questa, e ci è sembrato opportuno esporre anche questa stampa per far vedere un po' tutte le caratteristiche del Rembrandt incisore e non solo del Rembrandt pittore. Mostrare un po' quindi cosa si sapeva in Italia di Rembrandt, le incisioni, cosa c'era qui a Palazzo Corsini, tante incisioni e uno straordinario dipinto, e poi provare per quanto possibile a raccontare una storia, non solo a mostrare cose molto belle, ma anche a raccontare come queste storie nascono, come i racconti, i libri di storia dell'arte vengono fuori attraverso la lettura paziente di documenti originali, antichi, che qualcuno si prende la briga di andare a leggere, a sfogliare, e da cui vengono fuori appunto le storie che noi tutti oggi conosciamo.